Ciao a tutti ragazzi e ragazze, ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi siamo su, diciamo, una brutta copia di Five Nights at Freddy's, anzi che più che una brutta copia di Five Nights at Freddy's, siamo su una bruttina fusione fra il film Jurassic Park e il videogioco Five Nights at Freddy's. Sì, ragazzi, questo gioco infatti si chiama Jurassic Night 2 ed infatti è Five Nights at Freddy's solo con i dinosauri. Ah, infatti sì, idea poco originale, infatti, per questo volevo portarlo, perché l'idea è po poco originale, poi perché magari, dato che magari forse non riuscirò. O spero, magari, spero di portare anche Creepy Nights a Freddy. Magari pensavo che, magari posso portare delle brutte copie di Five Nights a Freddy. Sì, perché sono una persona orribile. Non odiatemi per questo, ma sono una persona orribile. Vi voglio far soffrire. No, a parte gli scherzi. Ma perché, sia perché sono appassionato di dinosauri, poi vedere, tipo, dinosauri così tutti insanguinati sono un po' terrificanti. Quindi ho anche intenzione di provare questo gioco per vedere se mi faceva un po' cagare sotto. Se poi volevo anche informarvi di alcune cose. Questo gioco è anche vecchio, è del 2015 questo gioco. Ma stranamente la produttrice di questo gioco l'aveva tolto da Play Store. Non so perché, però poi l'hanno riportato questo gioco. Non so perché, beh, boh, non lo voglio sapere. E adesso si chiama Jurassic Night 2. Anche se prima si chiamava Five Nights at Jurassic. 5 notti nel Giurassico. Vabbè, tanto non cambiava nulla. Potevano anche mantenere il titolo originale. Un po', diciamo, originale, insomma. Comunque il gioco non è tipo animato. No? Cioè, non è che i dinosauri sono tipo. Sono dinosauri con effetti speciali. Sono tipo dinosauri con Photoshop. Infatti, tutta la mappa è tutto photoshoppata. Ed è magari una cosa che potrebbe anche non accontentarvi. Perché non è tutto animato. Non è che i dinosauri ci sono le texture. È tutto photoshoppato. Sono solo i dinosauri con tutti insanguinati che si tipo sembrano zombie o qualcosa del genere. Comunque, ragazzi, io direi di iniziare. Comunque, ecco, qua ci sono i comandi, cioè c'è il livello di difficoltà, quella bassa, media e alta. Quindi non so, io direi di provare. Vabbè, facciamo un po' quella. Proviamo quella bassa comunque. Ma prima di iniziare, vorrei precisarvi che i comandi del gioco tipo, sono identici a quelli di FNAF, cioè non nel senso che lo sto provando sul PC, ma su iPad. Cioè, i comandi c'è tipo accendi la luce, chiudi la porta, insomma, guarda la telecamera, insomma, è identico a FNAF. Ok, direi di iniziare. E c'è la pubblicità di Hello Neighbor, che non mi piace. Ok, speriamo di aver cliccato nella modalità bassa, perché altrimenti. Ok. Bla 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 bla. Vabbè, è un laboratorio genetico. Hanno fatto degli esperimenti per riportare alla vita i dinosauri. Ed ecco il casino. Ecco, questo è il casino causato dai dinosauri. C'è tanto sangue, c'è tanto. C'è tutto qui, ragazzi. Ok. Intentano scivolare lì. Ecco, qui è una sorta di nostro ufficio dove possiamo osservare con le telecamere di sorveglianza cosa succede. Lì abbiamo un cappello. Ecco, qua ci sono un Dilophosauro. Ok, e lì c'è un Velociraptor. Proviamo a controllare. Ecco, c'è un altro Velociraptor. Qua non c'è niente. 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 Boh. Niente. Niente. Ah, qua c'è un T-Rex che cerca di sfondare la porta. Ok, qua c'è il Velociraptor. Qua non c'è più niente. Quindi dobbiamo fare attenzione. Ok, oh! Ok. Ok. Ok, dobbiamo stare attenti perché se vediamo i dinosauri che. Ok, dove è andato il Velociraptor? Ok, è qui! È qui, è qui! È qui, torniamo da me. Ok.
Adesso proviamo. Ok, allora il velociraptor sta ancora lì. Ok, rimane ancora lì, perfetto. Ok, dobbiamo fare attenzione perché non sappiamo. Allora, il velociraptor rimane lì. Ok, dobbiamo fare molta attenzione che non arrivi qua per sbranarci. Qua non c'è niente. Neanche qui. Ok, il velociraptor rimane lì. No, non rimane più lì. Ok. Mi stavo per cagare sotto. Ok, comunque i dinosauri non so se fanno un jumpscare spaventoso o qualcosa del genere, perché non è che ci abbia giocato molto a questo gioco. Ok. Oh cavolo. Ok. Ok, non vorrei. Anzi, non vorrei fare un po' l'idiota perché stiamo sprecando l'energia. Ok, ma forse ho capito, devo utilizzare la luce quando li vedo arrivare. Ok. No, anzi, sono un po' imbecille. Vabbè, però continuiamo a fare sta cavolata. Ok. No, anzi, dai, teniamo aperto e già abbiamo sprecato energia. Ok, il velociraptor si è spostato qua, non so dove. Ok. No, anzi, che cazzata ha fatto? Andiamo a vedere dov'è il velociraptor. Ok. Ok. Proviamo intanto a tenere un attimo la porta chiusa per essere un po' sicuri. Vabbè, ragazzi. Non è che sia tanto esperto in questo. Oh, ok, qua c'è il Dilophosauro. Qua non vedo niente. Torniamo da me. Ok, no. Qua non c'è niente. Perché, cioè, comunque sono un po' imbecille. Perché sto sprecando energia per le porte. Anche se non sono arrivati ancora i dinosauri. Quindi. Vabbè, proviamo a vedere. Ma non ho capito. Cioè. Quando arrivano i dinosauri, non ho capito se tipo quando fanno i loro versi da vicino, allora arrivano e devo subito chiudere la porta. Boh. Che okay, qua c'è il Dilophosauro nella camera 11. Cioè, proprio è qua, ok. Devo solo vedere dov'è il velociraptor. Ok, ho perso il velociraptor. Ok, proviamo. No. Anzi, perché? Dai, basta, Helix. Smettila di chiudere le porte a caso. Ok, velociraptor. No, il Dilophosaurus rimane lì. Non vedo niente. Ok, non c'è niente, ok. Ok, mancano qu ancora 4 ore, boh. Ok. Non trovo più il velociraptor. Quindi credo che. Il velociraptor. Boh, proviamo a vedere qua. No, non c'è niente. Ok. Cioè, comunque, questi dinosauri non sono dinosauri. Oh! Ok. Ok, devo vedere quando arrivano. La vera domanda è dov'è il velociraptor? Ok. No, le volevo dire. Vabbè, il Dilophosaurus. Allora, Dilophosaurus rimane lì. Ok. Ok, meglio chiudere le porte perché mi sto leggermente cagando sotto. Ok, perché sono così idiota? Perché sto sprecando la luce, una cosa fondamentale per sopravvivere. Dai, che manca poco, dai, ti prego, vediamo se sopravvivo. Ok, ti odio pubblicità, ti detesto in una maniera che tu non hai idea. Ok, speriamo di sopravvivere questa notte. Oh! Oh mio Dio! Che culo, ragazzi! Che culo!
No, vabbè, che culo, ragazzi. No, vabbè. Ok, ragazzi, il video... Scusate, il video termina qui. Spero che questo video vi sia piaciuto. Mamma mia, comunque è arrivato subito il Velociraptor. Ho chiuso la porta in tempo e sono arrivato alle 6. Mamma mia, mi stavo cagando sotto perché pensavo che il Velociraptor attaccava. Fortuna che ho chiuso in tempo. Mamma mia, sono sopravvissuto alla prima notte. Vabbè, comunque, ragazzi, non so se continuare a portare questo gioco. Fatemelo comunque sapere in un commento. Potete anche dire che questo gioco è brutto. Potete anche dire che non vi piace. Comunque, ragazzi, insomma, sì, è abbastanza spaventoso. Cioè, tutti i dinosauri insanguinati facevano un po' impressione. Ma non mi sono per il momento beccato un jumpscare. E meglio per me, almeno sono sopravvissuto la prima notte. Poi, vabbè, il disordine dipende dal livello di difficoltà. Se provassi il livello di difficoltà alto, mamma mia. Se ho perso. Comunque, spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, lasciate un like se vi è piaciuto il video. E ci vediamo a un prossimo video. Ciao a tutti. Anzi, mi sono dimenticato della campanella, ma chi se ne frega. Ciao a tutti e basta.